Superbonus del 110% e cessione del credito. Ormai stiamo arrivando al blocco totale di tutto il meccanismo della cessione del credito. Tra l'altro questo era stato largamente previsto, infatti ho fatto un video apposta qualche settimana fa in cui ipotizzavo che una delle possibili conseguenze degli ultimi interventi sulla normativa della cessione del credito e in particolare sulla impossibilità di eseguire un numero illimitato di cessione del credito sarebbe potuto essere il blocco totale del meccanismo, dell'intero meccanismo di cessione del credito, cosa che puntualmente sembra stia per accadere. Infatti, dopo che qualche mese fa Poste Italiane per prima aveva sospeso la piattaforma con cui acquistava i crediti fiscali dai vari contribuenti per poi riattivarli in un secondo momento, oggi Banca Intesa San Paolo e Unicredit stanno per sospendere l'acquisto di crediti fiscali maturati a seguito dei vari interventi edilizi e accesso quindi ai bonus fiscali presenti, quindi bonus ristrutturazioni, superbonus 110%, bonus facciate, ecobonus e quant'altro. Questo perché? Perché le banche stanno raggiungendo quello che era il plafond che avevano messo a disposizione per poter far fronte appunto a questo meccanismo della cessione del credito, che era un meccanismo, tra l'altro, a mio parere, virtuoso, che aveva generato, che aveva dato un grosso slancio, un grosso respiro non soltanto all'intero comparto dell'edilizia, ma direi all'intera economia italiana. Ma vediamo un attimino come siamo arrivati a questo punto e cosa sta per succedere. Sono Andrea Cipriano, un ingegnere, da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare e dell'edilizia. Prima di iniziare il video ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube, cliccando sulla campanellina rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Se vuoi, puoi anche decidere di abbonarti al canale cliccando il pulsante qui sotto. Nel link in descrizione trovi tutti i vantaggi riservati agli abbonati, quindi se vuoi avere un'assistenza più diretta e evitare magari di incappare in situazioni spiacevoli, ti consiglio di abbonarti. Adesso ti chiedo di mettere un bel mi piace al video, condividilo magari con amici e parenti e vediamo di cosa si tratta. Allora, che cosa è successo nel corso del tempo? Allora, innanzitutto cominciamo col dire che il meccanismo della cessione del credito è un meccanismo che è stato introdotto dal decreto legge 34-2020, il decreto rilancio. Quindi con questo decreto si è data la possibilità di beneficiare dei vari incentivi statali, fossero questi super bonus piuttosto che bonus facciate, bonus ristrutturazioni, ecobonus o quant'altro, non soltanto attraverso il meccanismo della detrazione diretta, cioè portandosi in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi la percentuale prevista dalla normativa delle spese sostenute, ma si è data la possibilità di cedere il credito d'imposta maturato direttamente a una banca piuttosto che a un ente finanziario, un ente assicurativo e così via. In un primo momento, quando è stata pensata questa normativa, non c'era nessun tetto né sul limite massimo che poteva essere ceduto. Quindi non c'era un tetto di spesa massimo e non c'era neanche un limite al numero di cessioni del credito che potevano essere eseguite, per cui può essere che un contribuente, piuttosto che un'azienda, una ditta, cedeva il credito d'imposta a un ente finanziario e questo poi lo cedeva altre n volte. E quindi in questo modo il credito d'imposta diventava quasi una sorta di moneta sonante, moneta circolante, no? Che veniva utilizzata e che quindi girava tra i vari enti finanziari. Poi, successivamente, prima con il decreto 4-2022, poi con il decreto 13-2022, in un primo momento è stata sospesa, praticamente è stata tolta l'impossibilità di cedere ulteriormente il credito e quindi il credito poteva essere ceduto solo una volta. Quindi colui che eseguiva un intervento sul proprio immobile per cui accedeva all'incentivo statale lo poteva accedere una volta a una banca piuttosto che alle poste, all'ente finanziario di turno e così via. Successivamente si è un po' corretta questa manovra, quindi si è fatto un piccolo passo, un primo piccolo passo per risolvere i problemi che si stavano creando, consentendo dopo la prima cessione assolutamente libera di eseguire altre due cessioni successive del credito, però queste potevano essere fatte soltanto a determinati enti finanziari, enti assicurativi che facevano parte di un determinato albo. Ora, qual è il problema che si è generato in questo modo? Il problema che si è generato è che ovviamente in questo caso le banche
potendo, avendo l'impossibilità, l'incapacità di cedere infinite volte o comunque n volte il credito che avevano acquistato dal privato cittadino, hanno dovuto calmierare e quindi fissare un plafond massimo di crediti d'imposta che potevano acquistare. Per cui è stato fissato quindi un plafond, finito quel plafond, e non essendo il plafond ovviamente illimitato, infinito, chiaramente si arriva, era facilmente prevedibile che si sarebbe arrivati ad un punto in cui le banche non avrebbero più acquistato i crediti fiscali da parte dei vari contribuenti che ne facevano richiesta. E siamo arrivati proprio a questo punto. Infatti, i due colossi bancari più importanti in Italia, che sono Banca Intesa San Paolo e Unicredit, sembra che stiano per chiudere le porte della cessione del credito, o meglio, dell'acquisto dei crediti fiscali. Infatti, bisogna ricordare che il colosso come Banca Intesa San Paolo ha finora già acquistato la bellezza di 4 miliardi di euro di crediti fiscali, non pochi. Unicredit sta a, mi sembra, 1,2 miliardi, quindi diciamo, stanno già raggiungendo quello che è il tetto massimo che si erano prefissati. Inoltre, bisogna considerare due fattori molto importanti e che stanno diciamo, determinando il fatto che queste banche stanno arrivando a saturazione. Il primo è che il fatto di aver limitato la possibilità di cedere i crediti d'imposta sta facendo in modo che le piccole banche, i piccoli gruppi già si sono fermati e non stanno più acquistando i crediti fiscali. Per cui la maggior parte dei contribuenti si sta rivolgendo direttamente ai grandi colossi, come appunto Banca Intesa e Unicredit, le quali stanno per raggiungere la saturazione. Infatti, a fronte di questi miliardi di euro di bonus che hanno già acquistato, le richieste che stanno ricevendo sono molto più alte di quelle che hanno già ottemperato, per cui chiaramente raggiungeranno la soglia massima. Inoltre, con l'ultimo decreto che è stato emanato poco tempo fa, poche settimane fa, per il sostegno a tutte quelle aziende gasivore e energivore, che cosa succede? Che si sta aprendo il discorso della cessione dei crediti fiscali anche da parte di tutte quelle aziende energivore, quindi quelle stanno per togliere diciamo altro spazio, per cui la coperta sta diventando sempre più corta. Le banche devono far fronte alle richieste di sempre più cittadini, devono fare fronte anche alle richieste delle aziende energivore e gasivore che ne faranno richiesta, per cui le banche era chiaro, è evidente che stanno per arrivare a quello che è il plafond massimo, stanno per arrivare al loro tetto massimo che avevano fissato. Per cui chiaramente dall'oggi al domani ci sarà un momento in cui, adesso lo stanno annunciando Intesa San Paolo e Unicredit, ma era chiaro che sarebbe arrivato e arriverà sicuramente il momento in cui le banche non risponderanno più e non acquisteranno più crediti fiscali da parte dei contribuenti. Per cui il meccanismo della cessione del credito sta per terminare, si sta per bloccare. Speriamo che il governo si esprima in materia, anche se sono un pochino dubbioso, perché ultimamente il governo è alquanto latitante da questo punto di vista. Non sta infatti facendo nulla in quest'ambito, nell'ambito della cessione del credito, che era già qualche settimana che noi addetti del settore denunciavamo questo tipo di problematiche che sarebbero emerse, così come non sta facendo nulla neanche nei confronti diciamo, di tutte le richieste che sono state fatte da parte diciamo, dei tecnici di settore in merito ad esempio alla richiesta proroga del SAL 30% fissato al 30 giugno 2022 per le unifamiliari. È tanto che era stata richiesta la possibilità di ottenere questa deroga, il governo aveva detto che si sarebbe espresso dopo l'uscita del DEF, documento di economia e finanza, però ancora ad oggi siamo rimasti nel silenzio più totale. Speriamo che il governo si esprima quanto prima, sia sul discorso di questa benedetta proroga per le unifamiliari, per il SAL 30%, quindi per la necessità di eseguire almeno il 30% dei lavori complessivi entro il 30 giugno 2022 per poter arrivare poi al 31 dicembre 2022 come termine ultimo. Magari speriamo di spostare anche questo detto più avanti, ma soprattutto, perché è una cosa secondo me importantissima, spero che il governo si esprima in merito al discorso della cessione del credito e trovi un modo per poter,
dare un pochino di ossigeno ancora a questo meccanismo che secondo me è un meccanismo virtuoso. Qualcuno parla della possibilità di introdurre una quarta cessione del credito, cioè effettuare una prima cessione del credito libera e poi altre tre, anziché altre due come adesso, cessioni verso enti autorizzati. Credo che questo risolva poco, però sarebbe quantomeno un piccolo incentivo, ecco, un piccolo contentino, ma certo questo non andrebbe a risolvere il problema. Spero che questo video ti sia piaciuto. Se è così, ti chiedo di mettere un mi piace e, come detto, iscriviti al canale cliccando sulla campanellina, rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Se vuoi, puoi anche decidere di abbonarti al canale. Ciao.